Allora, entriamo un attimo nel merito dell'intervento comunque che emendativo che è stato sottoposto a noi dal Partito Democratico. La proposta in sé e il tema ovviamente non è da rigettare, anzi, il Movimento 5 Stelle, da questo punto di vista, ha sempre sostenuto che lo smart working fosse un elemento fondamentale per lo sviluppo della città, ma anche per lo sviluppo del futuro del lavoro. Ricordo anche con la collega Guerrini, Presidente della Commissione Pari Opportunità, di recente, quindi insomma non tantissimi anni fa, credo un anno fa, fu fatta anche una seduta di commissione per approfondire questo aspetto. Dal momento diciamo, dell'esplosione, dell'emergenza, io questo devo assolutamente riconoscerlo e va riconosciuto, la giunta si è mossa con tempismo e l'assessore De Santis, devo assolutamente riconoscerlo qui davanti a tutti, insomma, che anche la memoria di giunta che la giunta capitolina ha approvato il 24 di aprile, che dà già indirizzo per addirittura consolidare il tema del lavoro agile per una quota pari di almeno il 30%, fornendo anche indirizzi al Dipartimento Trasformazione Digitale. Quindi, da questo punto di vista, l'amministrazione già si è mossa, già ha fatto e lo chiedo con estrema onestà intellettuale, riconosciamo che effettivamente va riconosciuto che la giunta, l'assessore De Santis, la sindaca e tutti i direttori sul tema del lavoro agile si sono mossi tempestivamente, hanno raggiunto i risultati, grandi risultati, e hanno già dato, visto che questa delibera dà indirizzi alla giunta, ma la giunta ha già attuato, e in questo caso è un passo avanti, diciamo, all'Assemblea e sta portando avanti quindi questo indirizzo. Va detto che noi abbiamo già approvato comunque un emendamento nel quale abbiamo, come dire, già riconosciuto e consolidato che il lavoro agile farà e fa parte, per come la vedo io e per come lo interpreto io, l'emendamento che abbiamo approvato è un consolidamento dell'attività amministrativa. Poi c'è il fatto che il piano triennale ICT disciplina l'apparato della cosiddetta città piattaforma. Il tema del lavoro agile è un tema che forse sta sicuramente interconnesso, ma non è l'obiettivo prioritario del piano triennale ICT. Il piano triennale ICT, che è quindi quello di costruire la macchina o di ripensare al modello della macchina al servizio della comunità cittadina e al servizio anche dei cittadini e soprattutto anche di coloro che operano. Per me, i lavoratori su questo. E quando abbiamo approvato la delibera sull'intelligenza artificiale, citai, se non ricordo male, John Connor del film di Terminator, ragionando sul ruolo tra l'intelligenza e le macchine, per cui l'intelligenza umana è superiore a quella delle macchine. E io la vedo così. Quindi il tema del lavoro agile, fondamentale, noi lo condividiamo, sta a un piano superiore al piano triennale ICT, sta proprio a un altro livello, perché riguarda la dignità del lavoratore. Quindi anche esprimere un indirizzo così, o si poteva diciamo, fare un lavoro eventualmente di approfondimento diverso, oppure, come abbiamo fatto noi nel nostro emendamento, intanto abbiamo riconosciuto il consolidamento del lavoro agile che già c'è nell'attività amministrativa, che già c'è, e la Giunta lo sta portando avanti. Quindi io, con la massima onestà, non mi porrò insomma, in contrasto con questo emendamento, votando in modo contrario, ma come Movimento 5 Stelle ci asterremo, ma semplicemente perché stiamo dicendo delle cose che noi abbiamo già detto e sono già, secondo me, in corso. E questo, diciamo, in questi termini è il mio intervento. Grazie.